Verso l'infinito e oltre, Buzz Lightyear al vostro servizio. Lui, non sei Buzz Lightyear, sei lui, se mi contratta. Sono Buzz Lightyear, guarda, ho anche le ali. Lui, ma quali ali? E non è sempre così, a volte è pazzo, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Comunque, per chi non ci conoscesse, ciao a tutti, io sono Sofì, bella e simpatica, lui è lui, un po' pazzerello. E queste non sono le ali, ma è la nostra super agenda! Il diario dei me contro te. Sì, stiamo scherzando, non sono Buzz Lightyear e qui siamo oggi insieme per fare una nuova slide challenge! Ma state prendendo la nostra agenda, il nostro diario per la scuola? Mi raccomando, lo trovate in edicola, in carteria, ovunque, nei supermercati, in qualunque posto dove vendono materiale scolastico. Capisco che ancora è un po' presto per la scuola, ma affrettatevi perché è un'edizione limitata, sta per finire, sono rimasti gli ultimi pezzi. Non potete assolutamente farvela scappare, quindi correte a prenderla. Ma adesso è tempo di sfida. Come potete vedere qui davanti a noi ci sono delle buonissime lattine di Estatè, dove all'interno, in alcune c'è del semplicissimo estate tè buonissimo alla pesca, in altre si trovano gli ingredienti per realizzare lo slime. Alcuni ingredienti sono buoni, mentre altri lo distruggeranno. Già soltanto il tè lo distruggerà. Esatto. Secondo mettevamo dai. Oggi è qualcosa che non va. Dobbiamo fare i video, devi stare calmo. Calmo, sbattocchio ovunque. Ho sbattuto il gomito, ho preso la scossa. Un bacino, dammi il gomito. Grazie. Dicevo, se quando abbiamo realizzato questa sfida con le bibite gassate avevamo il dubbio se poi alla fine lo slime sarebbe venuto o meno, io penso che col tè non ci sono dubbi, verrà una schifezza, quindi dobbiamo proprio cercare di non scegliere la lattina sbagliata. Ma adesso direi di non perdere altro tempo e dare il via alla sfida. Yeah, yeah, yeah. Stavolta anziché fare carta forbice pietra facciamo pari o dispari. Ok, ci sto, sono un campione di pari o dispari. Io sono dispari. E io sono pari. Pari, pari, pari. 4. Inizio io. Benissimo. Ah, vorrei tanto iniziare con una meravigliosa colla colorata. No, deve essere un tè. Vai, tè. No, 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 non fare la maledizione del tè. Scelgo questa lattina qui. Vuoto. È abbastanza leggera. Andiamola ad aprire. Vai. Mi sa tanto che è una colla. Sì. E poi che colla, ragazzi, guardate che colore, ma è incredibile. È rosa con i glitter. Non è rosa, non ti meriti assolutamente questa colla, non sai neppure il nome del colore. Sì, e che colore è? Fucsia. Fucsia. Vabbè, fatto sta che inizia alla grande con una meravigliosa colla. Tocca a me. Sofì, mi raccomando, concentrati. Scelgo questa. Forse ho fatto una scelta sbagliata. Perché? Perché è molto pesante. Non lo so, apriamola insieme. Non ha fatto il delle bibite. Ma non è gasata, quindi non lo farà mai. Lo farà anche se non è gasata. Cos'è? Ha un cattivissimo odore. Versalo. È una colla! Woo! È una colla azzurra. Ma non ha senso questa cosa. Perché io ho una colla rosa e tu hai la colla azzurra? Dovremmo scambiare le ciotole. Ti va? Ci sto! Assolutamente! Grazie! Grazie! Ok, così direi che abbiamo i nostri colori. Io il fucsia. E io l'azzurro. Prossima scelta, tocca a me. E prendo questa qui, al centro. Vuoto! Certo, per completare tutto ci vorrebbe un'altra colla col giallo. Così abbiamo il fucsia, l'azzurro e il giallo. Spero di trovarla io. Poi questa lattina, te la regalo. No, grazie. Ragazzi, sapete che ho beccato il tè? È pesantissima e poi sento che è proprio piena di liquido. La vado ad aprire. Vai. No. Ha fatto il almeno è buonissimo però. Lo vado ad aggiungere nella ciotola. Ecco. Del buon tè dissetante con la colla. L'ultima volta che tu hai beccato il tè, almeno non era del vero tè, ma era della gelatina di tè. Mentre esatto, questa volta è proprio liquido. Basta così, lui, non siamo a un party in piscina. Tocca a me, continuo la scelta e prendo questa. Non lo capisco. Prova ad agitarla. Pesante o leggera, non so. Non fa rumore poi. Apriamo. Cosa hai preso? Della meravigliosa colla. Che colore è? Ma che schifo è, questa non è colla, è passato di ceci. È un colore meraviglioso, non capisci niente, è verde menta. Verde menta. Fammela passare tutta. A me sembra proprio di neonato.
Sei soltanto invidioso. Pesco io un'altra lattina e scelgo questa qui. Che? Ma sentite che rumore? Sembra acqua. All'interno ci sarà sicuramente un liquido, ma non è piena come al solito quando c'è il tè. Scopriamo cos'è. No, non ci credo, che sfiga, è dello yogurt, guardate qua. Non ci credo. Fa sentire l'odore, profuma di latte. Ma che c'entra lo yogurt, ho rovinato tutto, guardate qui che schifo, non voglio più continuare la sfida. Non voglio più continuare, prendo tutto io? No. Ok. E c'ho il latte. E c'è il tè. Mi dispiace tanto. Pesca, pesca una lattina anche tu. Vediamo cosa trovi. Quale prendo, quale prendo, quale prendo? Questa. Ma sei sicura c'è qualcosa dentro? Non fa nessun rumore. Vediamo un po'. Cosa c'è? Vediamo un po', vai. No, no! Ma non è possibile. Sono contentissima perché è una colla, però è viola scurissimo. Guardate, diventerà tutto nero. Sì, ma almeno il tuo diventerà qualcosa. Il mio non diventerà niente, perché è una pappetta. Guardate. Giusta osservazione. Bravo lui, farai strada. Porta qui queste lattine, scelgo io. Okay. Per favore, ho bisogno di una colla. Colla, ci sei? Scelgo te. Te? Hai scelto il tè? Ma quale tè? Ma che stai dicendo? Il tè, sicuramente l'hai scelto tu. Mi sa che è veramente del tè. Non ci credo, no. Non ci voglio credere neanch'io. Facciamo così, allora, apro io. Beh, e ti dico, ti do la bella notizia o la brutta? Va bene. Secondo te? Secondo me è del tè. Hai proprio ragione, te. No, è veramente del tè. No, non ci posso credere. Basta, mi arrendo, lo metto tutto. Guardate qua, facciamo una bella ciotola di tè. Ah, dissetante. Una zuppetta. Adesso tocca a me. Prendo, non tè. Che simpatia. E infatti penso proprio che non sia un tè. È molto leggerina questa lattina. Beh, mi hai sporcato tutto. Anch'io mi sono sporcato. Ma cosa c'è qui dentro? No, ma no cos'è? Non ci posso credere. Sembra cioccolata. Sì, è gelato al cioccolato sciolto. Ma che schifo, ma com'è possibile il gelato al cioccolato? Ma a questo punto preferivo il tè. Che schifo. Marrone, ragazzi, marrone, tutto sciolto. E ovviamente contiene anche il latte, quindi rovinerà tutto. Rimangono 4 lattine e questa probabilmente per me è la slime challenge peggiore di tutta la storia. Puoi dirlo forte. Scelgo un'altra lattina, tanto sarà una schifezza, popò di cane, non lo so. Scelgo questa. Vai. Sembra una colla. Andiamola ad aprire. Sono molto curiosa. Sì, finalmente una colla. Che peccato. Buttata in questo lago di tè. Inutile completamente. Che peccato, povera colla. Poteva finire qui. Tieni, te ne regalo un po', tanto per me è buttata. Grazie, sei davvero molto gentile. Rimangono 3 lattine, tocca a me. Scelgo questa, dai, che è così vicina a me. È pesante? No, affatto, sembrerebbe proprio un'ottima scelta. Vediamo. Oh, what up? Cosa c'è? Non lo so. Un'altra colla! Ma è meraviglioso! Un'altra colla gialla! Ma com'è possibile? È uguale alla mia! Te l'avevo prestata un secondo fa! Io amo questa sfida! Lui, basta, basta, basta! No, no, non mettere più niente! Ma avete visto che strano effetto ha fatto nella mia ciotola il tuo liquido? Io ho come l'impressione che non era colla, ma sapone! Sì, effettivamente profuma un sacco! E poi sta facendo le bollicine! Anche perché era impossibile che ci fossero due colle dello stesso colore! Che strano, è un sapone! Vabbè, comunque rimangono solamente 2 lattine. Io scelgo questa. E io questa. È leggerissima! E poi dentro non sembra esserci un liquido. Ma anche nella mia! Wow, incredibile, apriamo! Non riesco ad aprirla. Ok. No. Che c'è? No. Il mio è cacao. Cacao, meraviglia. Mentre i miei sono glitter. Glitter dorati. Guardate qui quanti sono. Che belli. Adesso è giunto il momento di mescolare. Io che devo mescolare? Ho qui questa specie di brodo. Mescoliamo.
Guardate che è strano! Bellissimo! Sbrilluccica tutto perché i glitter rimangono a galla! È stupendo! Vado io, mescolo! Profuma di cacao però! Il tuo sicuramente verrà uno slime bellissimo! Non ho preso neanche la lattina di tè, sono stata davvero molto molto fortunata! Grazie, le ho prese tutte io le lattine di tè! Guardate qui che liquido! Io penso che quello lì giallo non fosse un semplice sapone, ma era un detersivo! Perché come vedete, senza mettere attivatori, si sta già formando lo slime. Wow! Ma comunque adesso andiamo ad aggiungere i veri attivatori. Io non li aggiungo neanche perché tanto non so che farne. Guardate qui. Già, scelta saggia. Io vado ad aggiungere il bicarbonato. Voilà, mescoliamo per bene. Ti sto invidiando tantissimo. Lo so. E adesso il liquido per lenti. E adesso è giunto il momento di prendere il nostro slime. È un po' strano, non è normale che sia così. Vediamolo, voglio provare. Wow! Ma fa schifo, altro che non è normale. È super liquido. Secondo me è per il cacao. Cacao meraviglia. Cacao. Ma adesso ti è impazzita Sofì, lo sapevo. Adesso è il vostro momento. Scrivete qui sotto nei commenti qual è secondo voi lo slime migliore. Immagino che la scelta non sarà difficile. Noi vi ricordiamo che se non siete ancora iscritti dovete cliccare qui davanti a me e iscrivervi subito. Mentre se vi siete persi il video di ieri, correte subito a vederlo cliccando qui davanti a me. Noi passiamo a salutare Giuliana Di Berti che è il laboratorio di oggi. E ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao, ciao.